Ciao, eccoci qua, siamo finalmente in moto. A questo di piovere sta scendendo anche un timido sole. Allora oggi proveremo il nostro Garmin GPS Map 64 ST direttamente sulla moto. Lo andiamo a testare su un percorso che ha creato il mio amico Antonio e che mi ha trasferito via wifi dal suo dispositivo GPS serie Montana al mio dispositivo serie GPS Map. Sarà come al solito un percorso misto, off-road e road, stando attenti perché ne sta piovendo da praticamente una settimana e quindi sarà bello visto. Ci sarà da divertirsi. Il nostro intento è vedere se il GPS manterrà per bene la rotta creata al computer. A dopo. Allora, ciao Antonio, andiamo ad accendere il nostro GPS. Ricordo tutte queste funzioni di farle da fermi, perché nonostante sia molto intuitivo, pratico, è sempre meglio fermarsi perché il pericolo è sempre dietro l'angolo, quindi non bisogna distrarsi alla guida. Adesso aspettiamo che carichi le mappe. Spero si veda, che non ci sia riflesso. Perfetto, e adesso cercherò di utilizzarlo coi guanti per vedere la praticità del sistema dei tasti. Allora vado in menu, no, ho sbagliato, torno indietro, page, menu principale, track manager, confermo, traccia salvata, e vado sulla traccia che Antonio mi ha trasferito via wireless, quindi percorso di prova Albania. In realtà non è in Albania, ma è qua in Italia, nel Salento. Allora, confermo con enter, mostro sulla mappa e mi mostrerà quindi il percorso, che ha una distanza di 32,6 km. Confermo, vai, e il sistema non farà altro che, insomma, indicarmi la rotta. Ciao Antonio. Siamo pronti, Adventure Ride, motocicletta turno. Siamo pronti. Ok. A dopo. Allora, io in questo momento non ho il programma di autorouting, quindi per raggiungere il punto di partenza devo seguire la bussola. La mia direzione è quella di fronte a me, che indica questa tacca nera o comunque l'antenna come riferimento, mentre la traccia, il punto di partenza, si trova dove mi indica la freccia rossa. Adesso stiamo facendo una sosta alla benzina e quindi mi trovo il punto di partenza alle mie spalle. Perfetto, siamo entrati nella nostra rotta, che sarà questa qui viola, spero appunto si veda dalla telecamera. Ho impostato un livello di zoom a 50 metri. Anch'io, wow. Esatto, siamo a cavallino, io ho un po' di tracce salvate, un po' rosse, un po' verdi, le sto tenendo salvate per poi vedere, mettendole sul computer, come riesco a suddividerle e insomma a gestirle. Computer di viaggio lo andiamo ad azzerare, menu, reimpostazioni, ho sbagliato, allora abbiamo detto computer di viaggio, menu, reimpostazione, ok, timer, azzerare tutti i dati di viaggio, sì, confermiamo, ok, per avere poi un resoconto della strada che abbiamo percorso. La prima cosa che ho notato è che se guido in piedi devo mettermi in qualche modo il dispositivo in maniera comoda. Adesso probabilmente non si vedrà più, ma vedremo come si comporta questa staffa.
Ok, ci siamo fermati un secondo perché la moto di Antonio sta avendo un leggero problema di minimo, roba insomma di minimo, quindi nulla di grave. Ok Antonio? Perfetto. Ok, ci stiamo trovando bene, adesso sto facendo un altro esperimento, voglio seguire la rotta corrente con la bussola. È giusto più una prova che un test vero e proprio, non ci serve in realtà, non stiamo facendo gare, quindi... Però può servire quando la rotta non c'è, ma abbiamo soltanto un punto, un waypoint da seguire, da trovare, e ci troviamo in una zona completamente sconosciuta, magari priva di sentieri, di strade, quindi facciamo questo test. Ripeto, la rotta me l'ha passata Antonio, quindi io in realtà non so qual è il punto di arrivo, cercherò di raggiungerlo. Qua mi dice che la distanza successiva è di 2,9 km. Adesso io me lo riposiziono in maniera tale da guidare in piedi, quindi forse non si vede, però ok, andiamo. Ecco, ho fatto un errore, c'era una svolta repentina, però come si può ben vedere, o meglio io lo vedo, non so se si riesce a vedere dalla telecamera, ovviamente me lo dici subito. Stavo guardando, ho visto dritto, infatti qua mi dici di girare, non lo dice, non lo dice, guarda, wow, fantastico. Allora noto una pecca, una difficoltà se vogliamo. Se io seguo la bussola non mi anticipa dove devo andare, quindi se c'è un'uscita repentina io non la vedo. Ecco perché ho sbagliato. Io ho visto dritto, ho seguito dritto, poi in realtà a un certo punto c'era un'uscita. Ecco la difficoltà di guidare con la bussola. Comunque risulta divertente, soprattutto se i percorsi non si conoscono o è tanto come in questo caso che non facciamo determinati percorsi. Io adesso davanti a me ho un bivio, no, a sinistra, ok. Allora un commento su questo supporto, è assolutamente flessibile, quindi posso orientarlo veramente in tutte le situazioni, sia se guido da seduto ma soprattutto se guido in piedi, quindi posso veramente orientarlo a mio piacimento. Non lo sbaglio! Praticamente questo ragazzo con l'ape davanti a noi si stava fumando un cannone pazzesco. Io sentivo l'odore più forte della miscela. Allora, siamo... Antonio ti interrompo, facciamo un piccolo video, sì, certo, scusa. Assolutamente. Allora, queste sono le nostre moto che ci hanno accompagnato in questa uscita di 50 o 40, non ricordo più. Sì, 40 km. Una quarantina di chilometri di off-road, oggi c'è un tempaccio, quindi veramente è stato brutto, buono. Molto brutto. Però è stato divertente, sì, perché è tutta la settimana che piove e quindi abbiamo trovato tanto di quel fango. Una fangaia terribile. Esatto, oggi abbiamo testato... In realtà due prodotti, siamo partiti testandone uno, in realtà ne abbiamo testati due. Il primo è stato il supporto del GPS Map, per tutta la serie Map,
e poi il GPS in se stesso, seguendo una traccia trasferitami da Antonio, sì, via wifi, che è veramente comodo, ci ha messo uno o due secondi, hanno comunicato con l'ST64, ST64, il suo è la serie Montana, che ovviamente è decisamente più grosso, anzi facciamo proprio un paragone dal vivo. Beh, è decisamente insomma, allora il display, sì, certo. Il mio ci sta abbondantemente all'interno del suo. Il suo display è un touchscreen, il mio ha i tasti e quindi il display non posso interagire. Niente, tu come ti sei trovato, Antonio, col tuo navigatore? Abbiamo utilizzato delle mappe OpenStreetMap, quindi in open source, dettagliatissime. Potevamo usare le MTB map, però ci siamo trovati bene, i sentieri sono segnati, anzi, anche perché poi l'hai creato tu, no? L'hai disegnato, sì, sì, letteralmente tu. Abbiamo fatto un disegna percorso, la funzione del map source trasferita sul GPS, 40 km di percorso. Cioè, e non ne abbiamo sbagliata una, forse, esatto, no? Tutta perfetta. Assolutamente fantastica. Ogni tanto c'è stata qualche defaianza dovuta alla distrazione mia. Anche la mia e poi. Perché ho guidato io? Ho sbagliato un cancello, ho beccato un cancello chiuso, per cui. Vabbè, c'è il percorso, il sentiero c'era, ma non era poi. Comunque, riaperto. L'intento di oggi l'abbiamo superato, sì, perché no, lui ha creato la mappa, una mappa che io non conoscevo, io ho fatto strada seguendo le sue tracce. Esatto. Quindi abbiamo provato anche a guidare con la bussola senza seguire il sentiero. Sì, vabbè, navigazione con bussola. Insomma, le abbiamo provate un po' tutte proprio per l'avvento di questa avventura in Albania che faremo tra meno di un mese. Va bene. Okay, allora, quindi, navigazione su traccia. Sì, navigazione è andata bene. I supporti sono andati bene. Non guardare il mio perché devo ancora. Vabbè, il suo è un supporto fatto a casa. Homemade, che come si suol dire, le cose fatte a casa sono le migliori. Ok, vabbè. Però la RAM funziona bene, cioè eccezionale. Sì, sì, va bene, quello è un prodotto, insomma. Ok, bene. Vabbè, da Motocicletta Team per adesso è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!